Grazie Maurizio, credo che abbiamo fatto, stiamo facendo il quadro generale delle conseguenze di queste delibere. Prima abbiamo sentito un ex medico ospedaliero della direzione sanitaria del Policlinico, adesso abbiamo sentito un medico di base, tra l'altro Maurizio è quello che proprio concretamente ha firmato per Medicina Democratica il ricorso al TAR. Allora, abbiamo qua oggi il sindaco di Milano e lo ringraziamo. Lo ringraziamo molto di aver accettato questo invito. Noi sappiamo che soprattutto tutti i giorni, ma soprattutto i weekend, deve correre da una parte all'altra, che ci sono anche importanti delegazioni internazionali che riceve. Però gli abbiamo chiesto di essere qua presente perché parlando di salute in base alla riforma sanitaria, poi alla fine diciamo il responsabile ultimo della salute dei propri cittadini è proprio il sindaco. A Milano c'è, in regione a Milano c'è questo grande dibattito, questa riforma dei cronici. Noi siamo estremamente preoccupati di quello che si sta verificando, della ulteriore privatizzazione della sanità, ma soprattutto del fatto che 3 milioni di persone, di cui secondo i dati ufficiali della regione 1 milione nella città metropolitana di Milano, sono le persone che non riusciranno poi probabilmente già da gennaio a capire quando devono rivolgersi al gestore, quando rivolgersi al medico di medicina generale, in una situazione che negli ultimi mesi è diventata drammatica per le liste di attesa. E questo è un problema enorme che riguarda anche Milano. Noi cogliamo anche l'occasione per buttare una proposta che però per correttezza non chiediamo al sindaco di rispondere adesso perché non gliel'abbiamo anticipata, c'è da discutere e non è solo di Medicina Democratica o della trasmissione 37.2. Vi anticipiamo, diciamo così, che con un pool di associazioni noi presenteremo nelle settimane venture una richiesta al sindaco per poter avere anche a Milano, come avvenuto a Napoli con il sindaco dei Magistris, una consulta sui temi della sanità e della salute fatta dalle varie associazioni con un ruolo importante e propositivo rispetto al Consiglio e anche con un minimo, così come è stata Napoli, di potere di indagine. Non vogliamo oggi mettere al centro questo, è solo un anticipo di una proposta che noi faremo e ci sembrava corretto appunto illustrare il motivo per cui abbiamo rivolto questo invito al nostro sindaco. Grazie, grazie di essere qui, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Pur in brevi tempi, perché obiettivamente oggi caschiamo in una giornata complicata, ma tanto per estendere anche l'orgoglio cittadino a tutti i milanesi, abbiamo avuto, sono stato fino a 2 minuti fa con Pedro Sanchez, che è il premier spagnolo, ed è significativo che un premier spagnolo che viene in Italia però ha l'accortezza di chiamare il sindaco e di chiedere come va la città, qual è la visione del futuro, quali sono le problematiche, sempre a considerazione di quella che la nostra città esprime e del fatto che, e qui arriviamo un po' al tuo punto, al tuo invito, è abbastanza evidente che un nuovo modo di vivere la socialità, un nuovo modo di affrontare i problemi, nasce dalle città, nasce dalle grandi città. E ve lo dico senza assolutamente voler apparire arrogante, perché ci mancherebbe altro, ma il mio dialogo avviene attualmente più con i sindaci delle altre grandi città internazionali che con le città italiane. Ripeto, ma non per snobismo, ma se si vuole imparare oggi bisogna guardare ad esempio a casi, per esempio, su tutto il tema della sanità. È chiaro che il mondo, negli Stati Uniti, si parla con quelli che stanno in California, si parla con i signori di Los Angeles o San Francisco. Quello che oggi i sindaci condividono però è che sia di loro responsabilità diretta o che non lo sia, il nostro sforzo deve essere quello di amministrare bene, ma anche di saper fare una proposta rispetto a quelli che sono le esigenze dei nostri cittadini. Perché i nostri cittadini è evidente che non è che stanno tanto a discernere se è una responsabilità mia o della regione. Vedono il sindaco come qualcuno che si deve prendere a cura il problema. Ecco, da questo punto di vista vi invito a una riflessione che è parallela rispetto al tema, ma che
va affrontata. Finita un po' infaustamente l'età delle riforme costituzionali e anche dell'idea di pensare a un sistema diverso, rimane il fatto che però i problemi sono rimasti sul tavolo. Io per esempio, e dico una cosa che non è che raccolga consenso universale, ma credo che o il nostro paese affronta un problema di semplificazione del sistema amministrativo locale, oppure combiniamo un guaio, perché noi vi ricordo abbiamo 8.000 comuni, un centinaio di province, 14 città metropolitane e 20 regioni. In tutto questo, il far vivere tutto questo enorme baraccone vuol dire che alla fine causi due problemi. Il primo è che dai sempre di meno a tutti e a tutti. E il secondo è che a valle del titolo quinto e in giù i ruoli vanno sempre più a sovrapporsi. E questo è un problema. Quindi io credo che sia veramente il momento di pensare che certamente un politico con la testa sulle spalle che la sanità sia un tema suo o meno deve essere la prima delle sue preoccupazioni, ma certamente è anche il momento di pensare che noi o facciamo un riordino e facciamo sì che è molto più chiaro quello che si attribuisce e le risorse che si attribuiscono ad ogni amministratore locale, oppure facciamo abbastanza un pasticcio. È chiaro che stiamo parlando di un tema che è così ampio che ovviamente non è semplice affrontare, ma io mi trovo onestamente ogni giorno a dovermi confrontare con un aspetto di questo tema. Certamente il tema delle cronicità è un tema straordinario, certamente io non posso andare in un quartiere senza che qualcuno mi sollecita sul tema dei tempi d'attesa, sulla mancanza dei pediatri o dei medici di base, ma ci sono anche altri esempi. Ho ricevuto nel mio ufficio alcuni giorni fa Elio per semplificare, il cantante delle Storie Tese, che ha un figlio con un problema di autismo e mi ha raccontato di quanto l'autismo stia dilagando, abbastanza ignorato, non ignorato, ma con la difficoltà a comprendere che poi, come tutte le patologie, merita una professionalità a sé stante, e oggi questo è un problema. Nella nostra regione, e veniamo anche un po' al punto e a come la vedo io, è chiaro che certamente la sanità lombarda, che abbia una che nello scenario italiano possa esprimere anche il meglio, ci sta, però i problemi sono enormi anche da noi, li abbiamo citati. Il tema di dove finisce il pubblico e dove inizia il privato, o come i due sistemi si confrontano, in questo momento secondo me è il tema centrale ed è il tema toccherà il dibattito e il futuro di Milano. Lo dico da utente dell'Istituto Europeo di Oncologia da 20 e passa anni, e ci sono stato recentemente, non da paziente ma per un dibattito. Ma è chiaro che se voi pigliate il futuro dell'ex area Expo, la città della salute, l'IEO, il BESTA, sono tutti sistemi su cui questo elemento centrale, ripeto, del ruolo del pubblico e del ruolo privato condizionerà la nostra vita. Allora, io da un lato non voglio risponderti oggi, però un po' lo faccio, nel senso che mi sembra la questione talmente delicata e anche trovandomi a volte disarmato rispetto alle richieste dei miei cittadini, che se c'è la possibilità di avere una consulta che supporta e che si fa carico di una parte dei problemi, comincio da dire perché no, nel senso che obiettivamente la politica deve avere anche la modestia di capire dove ci arriva e dove un aiuto le fa un gran bene, e io penso che da questo punto di vista un aiuto ci farebbe un gran bene. Quindi ragioniamoci su cosa farlo, ma che ci sia bisogno io direi senz'altro sì, quindi mi sembra una buona idea. Mi sembra che, e concludo, questa Milano che vive un momento
particolare, brillante, eccetera, eccetera. Proprio per questo, però, è il momento anche in cui noi non dobbiamo accontentarci, per due motivi. Non dobbiamo accontentarci di sentirci dire, magari soprattutto da chi milanese non è, viene a Milano, ma Milano funziona, perché gli spazi di miglioramento e di fare altre cose ce ne sono ancora molti, ma non dobbiamo anche accontentarci perché rispetto ai diritti, all'eguaglianza, al fatto di dare a tutti la stessa opportunità, c'è ancora molto da fare. Obiettivamente la città è cresciuta, ma di questa crescita ne hanno goduti ancora pochi, questo io non ho alcun dubbio, come sono non solo un teorico ma anche un pratico del fatto che la solidarietà si coniuga con lo sviluppo, perché la solidarietà a parole, a pacche sulle spalle, non è quello che la gente, di cui la gente ha bisogno, e personalmente non è neanche nel mio credo, e quindi io non rinnego il fatto che un sano sviluppo abbia senso, ma ha senso, ripeto, se i più possono godere di questo tipo di crescita. Ora, essere città leader in Italia ed essere città mirata a livello internazionale non può voler dire solamente essere al centro dell'attenzione, per una serie di cose bellissime. Io stamattina sono stato come primo atto a inaugurare la cosiddetta biblioteca degli alberi, stringi stringi è il parco che circonda Porta Nuova, però noi vecchi milanesi ci ricordiamo di cos'erano le Varesine una volta, quindi completa un riordino da parte della città. Quindi quello va bene e quello è una foto da copertina, ma io penso che il primato milanese debba esprimersi anche, ripeto, nell'idea che una certa idea di socialità, una certa idea di maggior giustizia, una certa idea di capacità di allargare venga portata avanti da città come Milano. Poi politicamente, personalmente, credo che sia meglio trovare delle formule che vadano al di là dell'idea del reddito di cittadinanza, o comunque di una formula che sì, magari assiste i più ma non crea i presupposti per il futuro. Ma questa è la mia visione politica, che c'entra anche relativamente. Ho detto anche troppo, però ci tenevo a essere qua prima di tutto per dirvi, ripeto, che sia mio compito o non compito da sindaco, la salute la sento come da politico che spera di avere la testa sulle spalle, con un obiettivo principale, fondamentale mio. Secondo, sono consapevole che nonostante i nostri sforzi, nonostante tra l'altro l'enorme impegno in generale sul welfare del Comune di Milano, c'era da fare ancora tantissimo, il terzo non c'era, ma adesso c'è con la tua proposta, e la tua proposta è una proposta che mi piace e mi interessa, quindi formuliamola bene, discutiamone, ma do già un consenso di massima, perché soprattutto perché arriva da persone che so che lo fanno non tanto per mettersi, non per me, anzi non certamente per mettersi in mostra, ma per dare una mano e far sì che la nostra grande città diventi ancora più grande anche dal punto di vista dei diritti di tutti noi. Grazie. Ringraziamo il sindaco per la sua disponibilità e per questa accoglienza, almeno diciamo dal punto di vista di principio, no? Della nostra proposta. C'è solo un aspetto che volevo citare, che è questo. Noi oggi abbiamo sentito un'altra volta nominare l'effetto Glasgow, e in un altro convegno sempre qui ce ne aveva parlato rispetto a Milano l'Istituto Mario Negri, che ha a che fare con quello che lei ha detto. L'effetto Glasgow è una pubblicazione di non tanti anni fa, quindi di questo secolo, del 2010, fatta da un gruppo di medici inglesi, che ha dimostrato che a una distanza di 10 km dentro lo stesso perimetro di Glasgow, tra chi viveva nel centro ex operaio e chi in collina nel quartiere Beni, c'erano 27 anni di differenza di attesa di vita. Una ricerca accennata oggi su Torino e presentata invece qua su Milano un paio di mesi fa in questa stessa sala dall'Istituto Mario Negri, Torino un altro istituto ha fatto la ricerca, ci dice che anche nelle città italiane non c'è una differenza di questo tipo, però una differenza sull'attesa di vita, che è un indicatore importante, tra i quartieri periferici più poveri che stanno nelle nostre metropoli e il centro, comunque i quartieri dove vivono i benestanti, c'è ed è significativa. Ecco, quando noi parliamo di salute cerchiamo sempre di mettere l'attenzione su questo differenziale sociale che poi alla fine sta a base di tutto. Grazie ancora di essere qui. Grazie a tutti voi.